non più tra i farfalloni amoroso. Mi chiamo Vincenzo Mastromatteo, ho 39 anni, vengo da Como e vivo in Cina da 6 anni. Non chiamateci cervelli in fuga. Delle belle turbando il riposo. Questo diciamo che è l'oggetto che più mi rappresenta, è la mia borsa di viaggio. Mi ha seguito tra America, Asia, Europa, e adesso sono qui in Cina da aprile 2012 e sono un executive chef in una compagnia che si chiama Nonno. Sono venuto qui per lavoro, ho ricevuto un'offerta di lavoro da un ristorante e mi sono trasferito in Cina in 2 settimane. Appena sceso dall'aereo ho preso la macchina, sono stato portato in hotel. La prima esperienza che ho avuto con un cinese è stata un cinese in moto in autostrada in contromano. Lo stile di guida è forse l'unica cosa che ancora non riesco ad accettare. Guardare un cinese guidare è come guardare un napoletano. È come guardare un napoletano guidare, sono la stessa cosa. Dopo 6 anni in Cina sono arrivato alla conclusione che il nostro social custom non è molto differente da loro, è inesplicabile. Te lo senti dentro che dici, io queste cose qua già le so, li capisci anche se non parli la stessa lingua, ci vivi e hai l'impressione, diciamo, un po' di sentirti un po' meno lontano da casa. Queste sono delle canapè con salumi vari, acciughe, pomodori secchi fatti in casa e salmone. Ma spendiamo un terzo della nostra vita lavorando, almeno un terzo della nostra vita lavorando. Dobbiamo assicurarci che stiamo facendo qualcosa che ci piace veramente. In questo caso a me piace cucinare. Noi in Italia, per noi il lavoro è sacro, quindi per me il lavoro viene prima di tutto, per me la bellezza nei piatti che faccio, il sapore, il gusto dei piatti che cucino viene al primo posto per me. Il mio lavoro è la mia vita, è il mio ossigeno. Mentre per il cinese è un modo come un altro per guadagnare denaro. Esiste ancora una certa ignoranza per quanto riguarda il cibo italiano in Cina, dovuta alle multinazionali, dovute alle varie catene di fast food che utilizzano l'Italian branding. Noi chef italiani, noi ristoratori ci troviamo a dover combattere con determinati luoghi comuni creati da queste multinazionali. Il peperone pizza, la carbonara con la cipolla e i funghi. Esempi banali, però sono importanti perché poi ti trovi a combattere contro queste banalità. Se non fossi arrivato in Cina farei comunque questo lavoro. La mia vita sarebbe la stessa, il mio lavoro sarebbe lo stesso, solamente in un altro posto. Ho fatto questo lavoro non solo in Italia, ho fatto questo lavoro anche in altri stati. Quindi non credo che il mio stile di vita cambierebbe e non credo nemmeno il mio lavoro cambierebbe. Vengo da una famiglia di chef. Mio padre è uno chef, mia madre è uno chef, 2 zii sono chef. Ho principalmente iniziato a fare questo lavoro, ho deciso di intraprendere questa carriera per i viaggi. Non credo nella definizione scappati di casa, non credo in questo tipo di illazione. Credo che nella vita esistano scelte che si fanno e quando si fa una scelta si accettano le responsabilità e le conseguenze di questa scelta. È più un fattore personale. Se stai male in un posto di grande 60.000 persone, non hai un problema con 60.000 persone. Con 60.000 persone, hai un problema con te stesso.
Sono legato alla mia patria e ne sono orgoglioso, ovunque vada, non solo in Cina. Sono orgoglioso di essere italiano e sono orgoglioso di far vedere il mio passaporto italiano. Al di fuori del lavoro, beh, come ogni altro italiano, per le donne, vita notturna, amicizie, calcio, Valentino Rossi, MotoGP, Formula 1. Quindi mi adeguo con il fuso orario italiano. Quando gioca la Juventus in televisione, io sono davanti alla televisione. Quando c'è Valentino Rossi, io sono davanti alla televisione. Quando c'è la Ferrari, io sono davanti alla televisione. Quando ci sono le votazioni di scrutini, io sono davanti alla televisione. Meglio le donne italiane o le donne cinesi? Tutte e due. Suddivido le donne italiane in due categorie. La donna del nord e la donna del sud. Per donna del sud intendo da Firenze in giù. La donna del sud è più di casa, la donna del sud è più di cuore. La donna del sud è meno veniale. La donna del nord è più calcolatrice. La donna del nord a volte è anche più insicura, proprio per il fatto che è calcolatrice. Paragono le donne cinesi e le donne del sud. Quando hai il loro cuore, hai tutto il resto. Sì, risalire su quell'aereo per un fatto culturale, per un fatto di piacere personale, per un fatto di soddisfazione personale e professionale, per tutta una serie di esperienze positive e negative che ho affrontato, che mi hanno insegnato la tolleranza, mi hanno insegnato il saper adattarmi a determinate situazioni, cose che prima non avrei saputo fare.